Quello che credo sia importante segnalare è che come distretti noi praticamente dal 2009-2010 ad oggi abbiamo assunto evidentemente non solo noi come distretti, ma chiaramente tutti i soggetti che poi sono coinvolti in qualche modo a vario titolo in un processo di attuazione della direttiva acque. Fondamentalmente su questo che vedete un attimo qui riportato come una sorta di piccolo, diciamo, cronoprogramma temporale. In realtà questo è stato un percorso di sviluppo che ci ha portato ad assumere come soggetti competenti, sia negli ambiti distrettuali che anche sugli ambiti regionali, evidentemente una confidenza, un grado di confidenza diverso e molto più approfondito, più robusto con quelle che sono le tematiche della direttiva acque. Quindi oggi, se nel 2009 avevamo l'esigenza in qualche modo di impostare un lavoro rispetto alla direttiva acque, oggi il percorso è chiaramente ha una sua necessità di concretizzazione in quello che aveva anche richiamato l'ingegner Berselli sulla tematica delle misure, sostanzialmente, su come materialmente il piano arrivi in qualche modo a declinare sul territorio quella linea di azione che in qualche modo detta un po' il percorso di governo della risorsa che viene immaginato nell'ambito dei piani di gestione e viene poi declinato anche attraverso gli strumenti di carattere più attuativo, che sono quelli poi, diciamo, declinati su base regionale, quali potrebbero essere, ad esempio, i piani di tutela delle acque. Io su questo andrei velocemente, se non, insomma, anche per non rubare troppo tempo a voi, sostanzialmente su quello che è un po' il percorso di individuazione delle misure diciamo, di quello che è un po' il percorso delle misure, andando su quello che, come dire, è stato definito come passaggio, diciamo, anche in una quella che è un elemento innovativo, se vogliamo, della direttiva. In realtà, sostanzialmente, come sapete, c'è tutto un percorso di valutazione anche di carattere economico rispetto a quello che è diciamo, l'individuazione delle misure, quindi non c'è solo un percorso dettato da quello che è poi diciamo, la definizione delle analisi dei gap e quindi fondamentalmente l'individuazione delle singole misure, ma chiaramente un'indicazione su quelle che sono le misure da declinare e da attuare. L'analisi economica, non voglio entrare in doppi dettagli, la dottoressa Colaizzi sa benissimo perché è un tema che ha curato in maniera approfondita, diciamo, nella sua precedente vicenda professionale, è stata sviluppata secondo quello che è un manuale, che è sostanzialmente un'indicazione di carattere metodologico, definito su base comune, su base nazionale. Nel caso del nostro distretto, noi sostanzialmente abbiamo individuato un percorso di definizione delle diverse misure e di quantificazione anche del costo economico che è all'incirca Cuba sui 26 miliardi di euro. È una sottostima, evidentemente. Questo fa scopa in qualche modo con un percorso che ha visto anche diciamo una contestualizzazione diversa dell'azione dell'autorità anche nei processi di programmazione degli interventi sulle infrastrutture idriche. Quello che oggi è entrato a far parte, diciamo, in linea completa del PNRR, tutta quella pianificazione sul piano acquedotto e sul piano invasi che veniva curato col piano nazionale idrico, in realtà in precedenza era un'azione che curavano, in particolare per la sezione del piano invasi, direttamente le autorità in raccordo col Ministero delle Infrastrutture, ed erano programmazioni che partivano anche su propulsione dell'autorità dal punto di vista dell'individuazione della proposizione degli interventi. Quindi evidentemente, diciamo, da questo punto di vista noi sul nostro territorio abbiamo declinato tutta una serie di individuazioni di interventi che ha visto già la concretizzazione di azioni che, come dire, devono essere di natura sistemica, come è stato già richiamato. Non a caso, in questa slide vedete un po' il percorso di avvicinamento a questa, diciamo, di sviluppo di questa attività di programmazione. Nel piano straordinario e nel primo stralcio del piano invasi, sostanzialmente noi abbiamo focalizzato l'attenzione su una serie di individuazioni di interventi di natura strategica che in qualche modo andassero a risolvere in maniera compiuta delle criticità che caratterizzavano gli schemi idrici. Gli schemi idrici distrettuali. Il nostro distretto, da questo punto di vista, presenta delle peculiarità che sono quelle tipiche di un sistema che è configurato con una forte articolazione interregionale dei sistemi di vettoriamento della risorsa. Un
che trova anche un contraltare di natura, di carattere naturale. Diciamo, vorrei semplicemente richiamarlo qui, insomma, questa è un po' una cartografia esplicativa di quello che diciamo, è quel tema che vi stavo ponendo in questo momento. Sostanzialmente una non omogenea distribuzione della risorsa in ambito distrettuale già in tempi pregressi ha fatto sì che diciamo, le risorse fossero in qualche modo condivise su base interregionale con un sistema di infrastrutturazione particolarmente importante. Stiamo ragionando di un sistema che diciamo, su base media annua arriva a movimentare oltre 850 milioni di metri cubi, regolato sostanzialmente da accordi diciamo, che in questo momento hanno una valenza esclusivamente bilaterale, se vogliamo, tra le diverse regioni, e in questa azione il distretto ha contestualizzato una misura molto forte, che è quella di venire ad una sorta di accordo di programma unico su base distrettuale, sebbene declinato anche con accordi di carattere bilaterale, che in qualche modo trovi già diciamo, trovi una regolamentazione di questi trasferimenti che in qualche modo erano stati realizzati a partire dal secondo dopoguerra, in gran parte, se si esclude probabilmente solo il caso dello schema Selecalore, che è quello che negli anni ha portato dal 1900 in poi le risorse dell'Irpinia, delle risorse dell'Irpinia in Puglia. Su questo poi peraltro si innesta un tema che vede l'autorità impegnata in prima persona, perché prima persona metaforicamente, perdonatemi, perché in realtà come sapete, o meno, insomma, penso sia tema noto, il sistema diciamo, del trasferimento idrico Campania-Puglia, in particolare della sorgente di sanità di Caposele, ha visto negli anni la realizzazione di una galleria idraulica alternativa alla galleria storica realizzata, diciamo, nel 1900, che per effetto diciamo, del sisma dell'80 ha avuto notevoli problematiche di carattere strutturale, anche con un'interruzione molto prolungata del flusso idrico, e quindi chiaramente con una conseguente criticità dal punto di vista dell'approvvigionamento. Da questo punto di vista l'opera è stata completata, è sottoposta, come dire, ad un vincolo, tra virgolette, chiamiamolo così, di trasferimento, di conferimento al gestore dell'opera per via diciamo, della prescrizione legata al parere VIA, cui subordina l'assegnazione della gestione all'accordo, diciamo, che regolamenti il trasferimento tra le due regioni. E su questo l'autorità che sta coordinando, diciamo, questa attività tecnica per quanto riguarda la sottoscrizione dell'accordo tra le due regioni è anche, diciamo, da qualche mese custode manutentivo dell'opera della galleria alternativa Pavoncelli Bis, sostanzialmente. Quindi da questo punto di vista, come dire, il tema del trasferimento idrico interregionale è un tema che vede l'autorità proiettata in maniera molto, insomma, molto, molto presente sul territorio, perché evidentemente è un tema che incide in maniera molto importante su quello che è il passaggio diciamo, di regolamentazione, di governo di tutto l'utilizzo della risorsa. Su questo si innesta peraltro un'altra attività molto importante, che è quello di realizzazione degli interventi che erano stati prima finanziati all'ex EPLI, come sapete, l'ente per l'irrigazione lucana, Puglia ed Irpinia, oggi in liquidazione, era stato, insomma, assegnatario di una serie di benefici per quanto riguarda gli interventi, i finanziamenti. Sono stati, insomma, commissariati, e il segretario generale dell'autorità è stato individuato come commissario straordinario di governo, per cui oggi quegli interventi dovrebbero consentire anche un forte recupero dal punto di vista infrastrutturale di dotazioni idriche per quanto riguarda diciamo, l'approvvigionamento ad uso plurimo, quindi per comparti in particolare potabile di irrigo, praticamente in un'ampia area del territorio distrettuale a cavallo tra la Puglia e la Lucania, e non solo. Questo chiaramente, come dire, si innesta in un percorso che è quello già richiamato delle tematiche diciamo, della gestione anche dei fenomeni siccitosi. Noi siamo in una situazione forse leggermente diversa rispetto a quella che stanno riscontrato i colleghi delle altre autorità, diciamo, soprattutto nell'area settentrionale del paese.
Io brevemente vorrei darvi giusto una cifra per alcune chiavi di lettura, e questo è un indice. Sì, grazie. Mi dispiace interrompere semplicemente se andiamo verso la chiusura perché Sì, no, assolutamente. così. Era giusto per dire che Perfetto, sostanzialmente siamo ad grazie. una situazione che in qualche modo stiamo monitorando. Avremo anche noi un osservatorio risorse idriche venerdì. Fortunatamente siamo in una situazione che apparentemente a questo momento presenta delle criticità non così pronunciate come altrove, ma stiamo già riscontrando, come si vede nel grafico, in qualche modo l'evidenza di alcune, insomma, gli segnali di diciamo, di un ridotto afflusso dal punto di vista diciamo, del contributo meteorico e quindi poi delle sufficienti disponibilità. Grazie. Grazie.